È stato presentato a Fermo il roadshow di tipicità in Italia e nel mondo. Ricchissimo il programma di relazioni con altre realtà italiane e straniere finalizzato a promuovere nel mondo le nostre eccellenze. Il modello è quello di Tipicità Festival, la 28ª edizione del quale si svolgerà dal 7 al 9 marzo 2020 al Fermo Forum, ma in modalità export. Dal 2016 abbiamo cominciato questo percorso perché era giusto che tipicità fosse vista come una possibilità anche in giro per l'Italia, in Europa, fuori dall'Europa, perché così si aumentavano di molto le possibilità appunto di promuovere il nostro territorio. Ho potuto vedere anche personalmente quali sono i frutti in questa operatività, in questa modalità veramente molto positiva. È stato un percorso entusiasmante perché è un percorso che si va a moltiplicare. Si inizierà in Toscana il 9 e il 10 novembre alla 49ª edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. Toccherà poi al Canada dal 18 al 22 novembre. Tipicità è stata invitata dall'Ambasciata Italiana di Ottawa e dal Consolato Generale Italiano di Montreal a interpretare la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Quindi il 7 aprile Tipicità sarà a Londra, dove ha stretto una collaborazione con il Glass of Bubbly, il prestigioso evento che si svolge ogni anno nel cuore della capitale britannica, nel vivacissimo quartiere di Westminster. Allora c'è una possibilità che di fare una buona collaborazione insieme con Tipicità e Glass of Bubbly e Bollicina in Londra per promuovere che il prodotti Tipicità è tipica di questa zona qui nelle Marche, perché la qualità è straordinaria qui. Anche noi abbiamo una piattaforma in Londra dedicata che sviluppa spumante, champagne e anche bollicine. E le Marche è una regione molto molto importante per spumante in Italia. E speriamo dopo in Londra e eventualmente anche al mondo. Poi ci sarà Dubai 2020. Connettere elementi, creare il futuro è lo slogan di Expo Universale in programma negli Emirati Arabi da ottobre 2020. Nell'ambito di Tipicità Festival, dal 7 al 9 marzo, saranno realizzate iniziative di preparazione a questo grande evento per predisporre in maniera idonea l'eventuale partecipazione di entità ed aziende marchigiane. Sì, era lo stimolo che ci eravamo dati assieme al sindaco, assieme ad Angelo Serri e Alberto Monachesi, quello di configurare Tipicità davvero come una porta aperta sul mondo. È quello che nel corso di questi 4 anni è diventata. Ancora oggi lanciamo una occasione di viaggi non solo in Italia ma all'estero per stabilire partnership, legami, collegamenti, San Miniato, Londra, il Canada. Ampie prospettive per promuovere il nostro saper fare e saper vivere. È un'occasione unica, un'occasione che è sempre più gioco di squadra assieme a istituzioni, imprese, Camera di Commercio, associazioni di categoria, e su questo stiamo lavorando in modo proficuo e tra l'altro, se ripenso anche a tutti i gemellaggi che nel frattempo sono nati e sono canali aperti su cui lavorare, insomma mi sembra che il materiale sia tanto e proietti sempre di più Fermo, ovviamente Fermo come città, ma tutta la regione, non solo sul panorama nazionale ma anche internazionale. Il roadshow è una grande opportunità, innanzitutto è una grande opportunità per gli imprenditori, per gli artigiani che partecipano, è una grande opportunità per le associazioni, è una grande opportunità anche per le istituzioni del territorio. E la particolarità del roadshow è che tutti insieme partecipiamo a questo evento, e quindi partecipando tutti insieme a questo evento riusciamo bene o male ad essere compagni di viaggio di questi imprenditori e quindi portarli a internazionalizzare, portarli a fare ricerche di mercato, portarli ad avere uno scambio culturale e anche economico, perché si fa business in queste situazioni appunto nei mercati internazionali. Questo ci fa profondamente piacere. Io come CNA, quando abbiamo degli artigiani che vogliono promuovere e valorizzare le proprie eccellenze, suggeriamo sempre di fare questi percorsi, non solo il festival che è tipicità, che è tipico, che ormai ha un'esperienza trentennale, ma questi roadshow che ormai hanno preso piede negli ultimi 4-5 anni, dove la CNA è stata sempre protagonista fin dall'inizio, vediamo che questi sono dei percorsi belli, propedeutici e che arricchiscono un po' l'attività di impresa che l'imprenditore fa ogni giorno. Innanzitutto
conoscere questi mercati, queste realtà, anche perché noi andiamo chiamati dai nostri compagni, diciamo così, e quindi c'è una grande attenzione, siamo attesi alla prova, le Marche suscitano grande interesse, la nostra offerta è particolarmente appetibile, soprattutto per quanto riguarda il cibo, che è l'attrattore fondamentale, il cibo e il vino. Ma poi dietro a questi due attrattori appunto ci sono tutti gli altri, come le nostre produzioni del saper fare, il fashion, le griffe, la meccanica di precisione e soprattutto il turismo, anche in virtù dei riconoscimenti appena ottenuti da una prestigiosa guida americana. Quindi le opportunità da cogliere è di essere attenti a questi mercati e di conoscerli a fondo anche sotto l'aspetto burocratico, sotto l'aspetto dei regolamenti e soprattutto delle abitudini e di cosa si aspetta da noi il consumatore tipo dei vari mercati. È da 4 anni che si celebra questo format della cucina, la settimana della cucina italiana nel mondo, in tutto il mondo, nelle ambasciate italiane. La stessa settimana si celebra il vivere all'italiana, l'Italian Style. Noi siamo stati presenti finora a tutte, i primi 2 anni negli Emirati Arabi, lo scorso anno in Albania, quest'anno siamo stati invitati dall'ambasciatore canadese e dal console generale canadese, italiani naturalmente, non canadesi, ma ambasciatore italiano e console generale italiano in Canada. E la 28ª edizione di Tipicità inizia comunque a salire anche un po' la curiosità. Il cantiere è in avanzata fase di preparazione, stiamo predisponendo nuovi format, c'è un grande interesse da parte dei nostri operatori che quest'anno si sono affrettati in gran parte ad iscriversi, ma soprattutto c'è grande interesse anche dall'esterno e questo per noi è uno stimolo, perché se c'è interesse dall'esterno vuol dire che il nostro prodotto Marche tira e quindi questo non può che riempirci di speranza ma anche un po' di orgoglio.